Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco l'occorrente per una buonissima torta al pistacchio. Buona, buona, buona. Buona e veloce. Velocissima. Allora, 300 grammi di farina 00, potete sostituirla con una farina integrale, come vi pare. 3 uova intere, bio. 70 grammi di farina di pistacchio, potete ricavarla anche frullando dei semplici pistacchi al naturale, ma oramai la vendono in tutti i supermercati. Dai 180 ai 200 grammi di zucchero, il grado di dolcezza decidetelo voi, io ne sto mettendo 200 per esempio, e potete sostituirlo anche con zucchero integrale. In quel caso vi assicuro mettetene 200, perché il potere di dolcificazione dello zucchero integrale, quello vero in pratica, non quello là caramellato, è un pochino inferiore a allo zucchero normale. Poi 120 grammi di latte, 120 grammi di burro, una bustina di lievito per dolci, vanigliato se lo avete è meglio, io non ce l'avevo oggi, una crema di pistacchio, una Nutella di pistacchio, questa la vendono in tutti i supermercati, la mia è fiasconaro ed è un rimasuglio di un panettone che doveva essere farcito con questo, ma il panettone ce lo siamo mangiato anche senza. E quindi abbiamo questa crema da consumare, la trovate in molti supermercati. Casomai mi metto il link qui giù, perché su Amazon Prime ce n'è di tutti i tipi. Brava, mettici il link. Allora, e poi a piacere, io sto usando 100 grammi di gocce di cioccolato fondenti, ci sta benissimo anche il cioccolato bianco, ma è buonissimo anche senza il cioccolato. Quindi. Poi ci occorrerà una teglia del diametro di 22 centimetri, che già ho provveduto a rivestire di carta forno, e cucineremo la nostra torta nella nostra friggitrice ad aria, questa qui, che ha un cestello di 24 centimetri, 23 e mezzo, quindi la mia teglia ci sta perfettamente, ma vedremo dopo. Se non avete la friggitrice ad aria, cuocetela in forno combinato a 180 gradi per 40 minuti nella parte mediana del forno, medio-bassa del forno. Iniziamo subito. Come prima cosa metto nella friggitrice ad aria il burro a sciogliere. Utilizzo la friggitrice ad aria come se fosse un forno a microonde. Quindi metto qui, chiudo e accendo la mia... 4 minuti e avvio. Sì, anche troppo, la stopperò prima. Ciao. Passato un minuto, il mio burro è fuso, quindi come vi ho detto ha le stesse tempistiche di un microonde, con l'unica differenza che però non è cambiata la aggregazione chimica dei componenti del cibo che abbiamo messo nel forno. Molecolare. Bravo, molecolare. Adesso iniziamo a fare la nostra ricetta. Inserisco lo zucchero nella mia boule e le uova. Metto anche un pizzico di sale, che non vi ho detto tra gli ingredienti, ma che sappiate io nei dolci aggiungo sempre. E frullo molto bene le uova e lo zucchero. Aggiungo un po' di latte freddo nel burro caldo, in modo da non far cuocere le uova. Così aggiungo il latte qui, quello che non è. E adesso che non mi ustiono più, verso a filo, e nel frattempo lavoro burro e uova. Nella mia farina stempero il lievito. Scusate se uso il dito e non il cucchiaino, ma sono una massaia. Il dito l'aveva messo nel naso. E infatti è pulito. Aggiungo a farina e lievito anche il pistacchio e piano piano mescolo. E adesso piano piano unisco le polveri all'impasto principale e mescolo. Cucchiaio dopo cucchiaio. Vai, vai.
l'impasto, come vedete, è morbido ma bello ammappazzato, come ammappazzato. Si dice in termini tecnici, sì, sì, bello sì. Denso, oh. Deve essere così, bravo. Non deve essere liquido, no. Per... infatti stavo dicendo, no. Perché? Il pistacchio è un frutto oleoso, quindi in cottura sprigionerà l'olio e se già lo uniamo a un impasto troppo liquido, la torta ci starà veramente troppo a cuocere. Invece così ha la giusta consistenza per essere sì morbido, ma nello stesso tempo avere anche la possibilità di lievitare bene. Ora prendiamo la nostra teglia e versiamo metà del composto, così. Puoi andare, caro. Allarghiamolo ben bene. Mescolo bene, questa sarebbe piaciuta al mio papà. Mescolo bene la crema di pistacchio. Questa potrebbe essere un'idea per San Valentino? Questa forma di cuore, sì, il pistacchio è molto Quindi, afrodisiaco. uomini, preparate la vostra torta a forma di Ah, se la fate pistacchio. alle vostre fidanzate, sicuramente. Certo. E in ogni fetta, Aspetta che ti aiuto. in quella che idealmente può risultare ogni fetta, metto un toppolo, altro Sì, termine tecnico. tecnico, un toppolo Un toppolo di di crema. crema. Brava. Ma quale canale vi regala tutta questa terminologia tecnica? Ditecelo. Da voi si usa toppolo per indicare un ammasso di roba a forma di toppolo? Che Perché schifo. che schifo? Il toppolo è bello, Topolo è bello, dipende dipende quale dove, in topo. fase. Basta, stiamo degenerando. Tutto questo che rimasto qua Lasciala, devo dentro? fare la guarnizione alla Ah, fine. la guarnizione. Gabriele boicotta il cioccolato. Io l'avrei messo proprio in prossimità dei toppoli. Fanne No, no, lasciamola metà. così. Lasciamola così. Anche bianco, un pezzettino di cioccolato bianco su ognuno, secondo me ci sarebbe stato bene. Comunque, Gabriele non vuole la toppola, ma me la reggi? Sì, certo. Voglio le cose, le Non vuole le scaglie. Io le cose. odio le Ora, ma scagliette di le cioccolato in scagliette si mezzo scioglievano piano al torto. Le piano. odio lo stesso. Fermo, non mangiare l'impasto, è buono? Ha il sapore del pistacchio? Benissimo, è in forno. No, non in forno. Metto nella macchina, nella friggitrice ad aria, però all'inizio copro la mia torta e la inserisco nella mia friggitrice ad aria. Sto così cauta perché è ancora calda dal burro di prima. Avrei dovuto lasciarla aperta. Inserisco il cestello. Allora, programma bake off, programma torta, proviamo con lui, 180 gradi per 18 minuti, proviamo, via! Ciao ragazzi, a 4 minuti dal termine della cottura, guardate, anzi vi dico che la temperatura impostata era quella che leggete, 180 gradi per, abbiamo letto, 16 16 minuti. minuti. Lui lo dà come preimpostato, ma io ho coperto con la carta alluminio, quindi adesso cosa faccio? Stacco un attimo, Pausa. tiro fuori, tolgo la carta alluminio. È vero che ancora è un bel po' indietro, quindi cosa faccio? Reimposto, no, la temperatura, il tempo. Do altri 10 minuti e vado, perché naturalmente voi dovete avere un uso personale e creativo di questi dispositivi. Non pensiate che per ogni dolce ci stia lo stesso tempo, Certo. dipende anche appunto dal grado di oleosità, di grassi presenti nei vostri dolci. Della Dovete temperatura, imparare a della conoscerla. vostra altezza fisica. Certo, dovete essere creativi anche in questo. Certo, quindi altri 10 minuti a 180 gradi e poi vediamo la nostra tortina. E voilà! Dopo, ragazzi, dopo 40 minuti, vediamo com'è la... Aia, vediamo com'è. Aspettate, sono un genio, brucia. Via. Olè, questa è la situazione. Vediamo, prova coltellino.
punta di coltello, vediamo come esce. Mi inserisco qua, che è stata la zona più perfetto, ci dovremmo essere. Adesso la porto di là. Adesso la faccio raffreddare un attimo per tirarla fuori dal cestello, dopodiché la metto su un piatto da portata e ve la faccio vedere. Ne tagliamo anche una fetta per vedere come è venuto l'interno. C'è stata ben 40 minuti e siccome l'ho aperta ogni 10 minuti, questa è stata colpa mia, ho inficiato la lievitazione, ma era la prima volta che la usavo e dovevo vedere appunto come procedeva la cosa. Comunque è lievitata, solo che l'ho aperta dopo troppo poco e voi sapete che il forno nella prima mezz'ora o quantomeno nei lievitati nella prima mezz'ora, gli impasti mentre lievitano nella prima mezz'ora non vanno abbassati repentinamente di temperatura. Io ho fatto questo errore per vedere, per controllare un po'. Non aprite il cestello e non aprite la porta dopo che uno è stato in bagno. Va bene, adesso la tiro fuori dal cestello, ancora mi brucio, quindi la tiro fuori dal cestello tra un attimo e poi la mettiamo sul piatto da portata. A dopo. Voilà, la nostra tortina è bella e pronta. Io lo spargizucchero a velo, che poi non è uno spargizucchero a velo, è il cosino per il tè, lo lascio qui sulla torta, così quando uno vuol tagliarsi la propria fetta può rimpinguarla di zucchero a velo. Bene. Adesso faccio le foto, dopodiché taglio della fetta. Io ho uno spirito critico molto accentuato. Non mi piace che non si capisca che è una torta al pistacchio. E allora arricchiamola di pistacchio, un po' di granella e faccio qualche striscia così a mano libera. Sorride, il pistacchio sorride, ragazzi, la crema di pistacchio sorride. E allora mangiate anche voi una buona fetta della nostra torta di pistacchio cotta nella friggitrice ad aria. Come vedete è bella cotta, forse sotto anche troppo, alla fine l'ho lasciata pure troppo, avevo paura non si cuocesse, invece vabbè, comunque cotta perfettamente.